La gara di oggi sicuramente è stata una grande soddisfazione, il frutto di un buon lavoro, tanto lavoro fatto a casa. E il campo mi piaceva già da subito, ho avuto un buon feeling, ce l'ho messa tutta, volevo questa medaglia e alla fine è arrivata. I punteggi di questa gara sono stati veramente alti, io non li seguo durante le qualificazioni, non guardo mai i punteggi, me ne sono resa conto dopo, io con 73 pensavo di essere tra i primi punteggi, il 75 sinceramente non me l'aspettavo, i piattelli erano buoni. Però 75 è sempre tanto. In semifinale mi sentivo carica. Volevo innanzitutto fare bene la semifinale per arrivare a medaglia. E così è stato. E poi ho dato il massimo per loro e è andata bene. Nel gold medal match c'è stato un attimo, io ho sentito una voce, quindi non mi sono fatta distrarre dal fatto che potesse essere il referee che magari chiamava un no bird. Ovviamente andava rotto anche quello. Ho cercato di tenere duro, di rompere la doppia successiva e poi lo shoot-off è andata bene. Noi abbiamo lavorato tutte come squadra di donne, si è visto, sono visti i risultati, quest'anno abbiamo fatto tanto, anche troppo, forte, non è mai troppo. E quindi ci siamo preparate bene sin da quest'inverno. Prima per la carta, sono state prese le carte e poi ci portiamo avanti per ogni gara. I miei prossimi impegni, beh, lo dovete chiedere al CT. Quando sarà la prossima gara ci prepareremo per quella.